Andrea, ultimo giorno di ritiro, faccio un bilancio di questo lavoro di quest'anno. È stato un ritiro lungo rispetto al solito. È stato un buon ritiro secondo me. Abbiamo lavorato molto dal punto di vista atletico, fisico e tattico. Stiamo cercando un po' alla volta di capire il gioco che predilige il mister. È stato abbastanza duro, dai. È stato un ritiro lungo e duro. Però l'abbiamo affrontato con lo spirito giusto e siamo soddisfatti del ritiro che abbiamo fatto. Spieghi così la sconfitta di oggi, cioè gambe pesanti, squadra Ma si sa, affannata. allora, da che mondo è mondo, quando ci sono gli amichevoli in ritiro lasciano il tempo che trovano. Dopo, chiaro, perdere non piace mai, non fa mai bene all'umore della piazza e della squadra. Ci tenevamo a vincere. Renate è una buona squadra comunque, e l'ha dimostrato anche oggi. Noi l'importante era provare a fare quello che il mister ci chiede durante la settimana, in queste prime settimane di allenamento comunque, e sicuramente sia il campo che i 18 giorni di allenamento doppio alle spalle hanno influenzato. Poi, ripeto, gli amichevoli lasciano il tempo che si trovano e comunque anche la squadra era abbastanza. Mancavano un po' di giocatori e comunque dai, abbiamo provato a farlo. Dopo la palla non è entrata e ci rifaremo, speriamo, in gare ufficiali. Andrea, che anno pensi possa essere per te dopo un anno che è stato molto difficile, un anno e mezzo anche che è stato molto difficile da un punto di vista personale, e poi non è un mistero che tu hai comunque delle richieste dalla Serie A, sei però stato dichiarato incedibile, qual è il tuo stato d'animo Ma valutando tutto questo insieme? io sono molto sereno, ho fatto un ritiro reputo positivo. Il mio obiettivo è quello di ritrovare continuità. Vengo da un anno e mezzo in cui ho giocato veramente poco. Ho avuto, diciamo, solo le 15 partite del girone di ritorno dell'anno scorso. E ripeto, voglio tornare a fare un campionato intero da protagonista e cercare di ottenere il massimo. Ora non è presto, magari per fissare degli obiettivi. Chiaro che sappiamo tutti che Brescia vuole e merita la Serie A, però noi iniziamo il nostro campionato con i piedi per terra e vediamo. Poi la Serie B è un campionato strano, vediamo l'anno scorso, siamo passati nel giro di qualche mese dai play-out ai play-off. Chiaro che vorremmo ottenere il massimo da quello che riusciamo, ripeto, quello che voglio io è riuscire a fare un campionato intero da protagonista, a fare più partite possibili e lasciarmi alle spalle tutto quello che ho passato negli ultimi 2 anni. E Diciamo. sulle sirene che cantano ti tappi le orecchie. Cioè, come ho sempre fatto, fa un piacere, ma non ho, io penso al mio, penso al Brescia, ho cercato di concentrarmi al massimo durante questo ritiro per rendere al meglio. Ora abbiamo 2 o 3 giorni liberi, poi torniamo con un altro mini ritiro. È uscito il calendario, sta uscendo il calendario adesso, quindi sono concentrato su quello. Sembra addirittura da quello che dici che tu, non dico che, cioè, se c'è di no Benedetti diceva che devi andare perché c'è un'offertona, ma che tu quasi speri di restare al Brescia, no? Perché hai bisogno di giocare, come dici, perché magari andare in Serie A anche in una grande squadra, Napoli, Fiorentina, così, non ti darebbe questa continuità, o sbaglio? Quello che Ah, puoi magari comprendere dalle tue parole. quello può essere. No, io quello che voglio io, ripeto, è giocare, perché come sapete anche voi nell'ultimo anno e mezzo penso di aver fatto 20 partite, una roba del genere, quindi tra Serie A e Serie B, quindi ho giocato veramente poco. E quello che mi preme di più al momento è quello. Dopo l'interesse magari di altre squadre, ovviamente, ripeto, fa piacere perché vuol dire che comunque viene apprezzato quello che faccio in campo. Viene apprezzato anche qua a Brescia e quindi cioè, sono contento e mi fa piacere, ecco. Hai parlato prima di un lavoro, anche di un lavoro tattico, per capire cosa Inzaghi gli chiede. Le differenze principali che hai notato dagli ultimi mesi fatti contro te e questi con Inzaghi? Diciamo che è una cosa un po' diversa, perché te è arrivato in corsa, comunque una squadra già formata con un suo modo di giocare, diciamo, anche se abbiamo cambiato diversi allenatori. Mister chiede un gioco, secondo me, bello, nel senso offensivo,
sia in fase difensiva che in fase offensiva, no? In fase difensiva vuole pressare alto, tenere il baricentro alto della squadra, recuperare il pallone più vicino all'area avversaria possibile in modo da riuscire subito a sfruttare le occasioni a rete. E invece in fase offensiva vuole tanti giocatori davanti, quindi per noi difensori magari sarà un po' complicato, però sono sicuro che se riusciamo a esprimere i concetti che ci sta cercando di passarci, possiamo divertirci e far divertire anche i tifosi, me lo auguro. L'anno scorso è stato un anno che in cui la difesa, da quando Struzzo si è rientrato nell'ultimo periodo, si è sistemata. Grazie a te, grazie probabilmente poi anche a tutto il gruppo, perché la fase difensiva è chiaro che non ha fatto tanto Certo. difesa, come non è colpa sua se si prendono troppi gol Certo. rispetto a lui. Però è stato un anno in cui questa difesa, che per il momento è rimasta praticamente la stessa, era la quart'ultima del campionato, una difesa che secondo te ha bisogno di. È stato un anno molto particolare, giocare ancora molto insieme per trovare una quadra migliore. Chiaramente, più giochi insieme, più ti aiuta nei meccanismi vari, no? Secondo me siamo una buona difesa, abbiamo dei buonissimi giocatori, alcuni giovani molto di prospettiva, secondo me, quelli più grandi, magari tipo, non so, Martella o comunque anche Karacic, penso che nel poco tempo che è stato qua ha dimostrato di essere un giocatore che merita appieno la categoria. Quindi sono convinto che dopo non so sul mercato se arriverà qualcuno o altro, però sono convinto che possiamo fare la nostra buona figura. Visto che è uscito il calendario, ho già dato un'occhiata, Ho visto solo Ternana subito. poi c'è Chievo Cosenza, seconda in casa, e poi l'Alessandria fuori, vuol dire due neopromosse nelle prime tre. Meglio o Tosto. peggio trovare subito nelle neopromosse che ci hanno. Bah, è meglio o peggio, non lo so, Perché hanno quello addosso lo ancora le scopriremo, squadre. però di sicuro sono squadre forti, l'hanno dimostrato vincendo i rispettivi campionati, quindi sono arrivate in Serie B, se lo meritano, sicuro vorranno mantenere la categoria, quindi non sarà facile, ma quest'anno è un campionato, secondo me la B sarà un campionato veramente tosto, combattuto, quindi non penso ci siano partite particolarmente facili, saranno tutte più o meno complicate, dai. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero già finali playoff.